Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue la settimana tematica di Le Fonti, intelligenza artificiale e 5G. Nella prossima un'oretta parleremo appunto di intelligenza artificiale e 5G. La pandemia da Covid-19 ha messo le aziende di fronte a uno scenario inedito che le ha costrette a rivedere i propri processi, i propri modelli operativi. Questo nuovo contesto ha definitivamente accelerato la diffusione di un processo di digitalizzazione che di fatto era già in atto, spingendo in particolar modo l'applicazione di tecnologie, strumenti e modelli come la, per esempio, Robotic Process Automation, i predictive analytics, il machine learning e l'intelligenza artificiale, sui processi, in particolar modo di business. Tutto ciò ha abilitato nuovi scenari, creato nuove abitudini e ha aperto un nuovo dialogo tra uomo e macchina. Noi certamente oggi parleremo di alcuni argomenti, in particolar modo in questo scenario che si prospetta sempre più caratterizzato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, l'acronimo famoso, insomma, VUCA. Quali sono le applicazioni di queste tecnologie e meglio, anzi, su quali applicazioni di queste tecnologie sarà necessario che le aziende puntino non solo per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità di business, ma per ottimizzare le attività, predire scenari futuri e vivere da protagonista il cambiamento in atto. Vado subito a presentarvi il nostro panel: Alessandro Barchetti, Digital Innovation Director Unes Supermercati. Buon pomeriggio Alessandro e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Matteo Coloberti, Head of Business Intelligence Infinity, gruppo Mediaset, buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora per l'invito. Stefano Gatti, Head of Data and Analytics Nexi, buon pomeriggio. Allora, noi non abbiamo sentito Stefano Gatti, però andiamo velocemente verso l'ultima persona di questo panel, Nino Guarnacci, Principal Solution Engineer Salesforce Italia. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Ciao, grazie a tutti, grazie dell'invito. Allora, prima di scendere nel dettaglio, proviamo a contestualizzare il momento storico in cui questi giorni si inseriscono. Gatti, vorrei partire proprio da lei. In questo scenario di emergenza, qual è stato il ruolo dei dati e quali sono le prospettive che si stanno aprendo in questo momento per il futuro? Innanzitutto, buongiorno a tutti, spero che si senta. La sentiamo Allora, perfettamente. perfetto. Partiamo da una considerazione per valutare un po' qual è il ruolo dei dati in questo momento storico. I dati in generale negli ultimi 20 anni, per quantità, qualità e direi velocità, sono diventati una rappresentazione sempre più accurata del mondo fisico e dei suoi fenomeni. Partendo da questa considerazione, vediamo un attimino quali possono essere i ruoli che il mondo dei dati, soprattutto nel mondo delle organizzazioni, sta avendo, quali sono un po' le prospettive che i dati possono dare e aggiungere in generale alle organizzazioni. Innanzitutto, sicuramente i dati sono un monitoraggio fedele di quello che sta succedendo. In questo senso, per esempio, anche all'interno di un'organizzazione come Nexi, noi stiamo monitorando, usando i dati per monitorare come, per esempio, cambiano i comportamenti in questo frangente di difficoltà, anche a livello di transazioni, di come possiamo usare le transazioni per i normali acquisti. Quindi abbiamo visto una modifica dei comportamenti dei consumatori, ma anche dei commercianti, un modo diverso con cui ci si confronta e si attua il proprio business. In secondo modo, in seconda battuta, monitorando e comprendendo meglio quello che sta succedendo, si influenzano, si riesce a influenzare in maniera positiva le azioni, le facilitazioni che possiamo, per esempio, fare all'interno del nostro business.
Un esempio nel nostro campo, abbiamo aiutato i commercianti, anche quelli i negozi di prossimità, a pagare in maniera semplice. Abbiamo lanciato per esempio Pay by Link, che è un modo facile con cui anche il piccolo commerciante può pagare in maniera veloce e sicura. In terzo luogo, i dati sono il carburante anche per l'intelligenza artificiale e per quindi aiutare il business e anche chi deve usare le leve della strategia del comando per fare previsioni. In questo caso, dati e intelligenza artificiale sono un modo per prevedere non il futuro, ma direi i futuri possibili. Futuri possibili, quindi di generare scenari che per rendere robuste e, oserei dire in senso moderno, antifragili le organizzazioni. Previsioni che, attenzione, oggi sono comunque di breve periodo, perché il mondo che stiamo vedendo, che stiamo vivendo, è diventato un mondo complesso con tante variabili e quindi anche ancora più difficile da prevedere. Questi sistemi aiutano a prevedere, ma danno un aiuto di breve periodo, in completo cambiamento, in completo adattamento, quindi in logica molto agile anche i dati, ma soprattutto gli algoritmi devono adattarsi a questi cambiamenti. In questo senso, credo i dati, ma anche questo momento molto dinamico, ci sta aiutando portare sempre di più verso il business dati, intelligenza artificiale e modi diversi per affrontare in maniera dinamica il futuro. Ecco, Guarnacci, vorrei chiedere quali macro trend avete individuato nell'applicazione di data analytics e algoritmi di machine learning sui processi di business e certamente quali sono gli sviluppi futuri. Allora, di base sempre più le aziende stanno imparando ad utilizzare l'analisi dei dati, l'estrazione delle intuizioni dai dati e l'intelligenza artificiale per interagire e comunicare in maniera sempre più personalizzata con i loro clienti, no? Questo è, diciamo, oramai un'evidenza. Quindi provocatoriamente mi sentirei di dire, è ancora giusto parlare di vendita di prodotto o di vendita di servizio? Cioè, molte aziende in questo periodo sempre più si stanno cimentando nella vendita della customer experience, no? Cioè nell'esperienza cliente, un'esperienza cliente che è sempre più connessa. Connessa grazie a queste tecnologie, quindi il macro trend è sicuramente il fatto che la connected experience sia diventata un po' il motivo con il quale competere con le altre aziende. Considerate che secondo uno studio fatto, i risultati di uno studio fatto che si chiama State of Connected Customer, il 74% dei consumatori intervistati ha dichiarato che preferisce acquistare da aziende che sono in grado di anticipare i loro consumi, di suggerire i loro consumi. Il 70% di questi ha dichiarato che sempre più è facile cambiare brand, quindi è molto più difficile fidelizzare una customer base, no? Perché ci si muove sulla base dell'esperienza, dell'engagement che si ha con quell'azienda. Ma il dato più importante è che l'80% di loro ha dichiarato che è molto più importante l'esperienza di acquisto che il prodotto in sé, a parità di qualità, chiaramente. Quindi che cos'è che noi stiamo fotografando come azienda anche rispetto ai nostri clienti? Il fatto che si sta creando un solco tra le aziende e i consumatori, un solco che alcune aziende riescono a colmare attraverso l'indirizzamento delle aspettative. Sapete, noi come cittadini ci aspettiamo di poter fare la richiesta del certificato di residenza direttamente dal nostro cellulare, no? Quindi immaginate, se questo è nel mondo della pubblica amministrazione, quali tipi di aspettative ci sono da parte dei consumatori nel mondo delle aziende private. Ecco, queste aspettative di digitalizzazione che passano attraverso delle tecnologie, anche ad esempio di raccolta dati, di analisi dei dati, di estrazione degli insight, cioè estrazione di un'intuizione e quindi l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, aiuta a colmare questo gap. Quindi c'è un'opportunità incredibile in questo momento che è colta solo da alcune aziende. Se noi guardiamo ad esempio i processi aziendali, proviamo a fotografarli in maniera quasi asettica, vediamo il marketing, la parte commerce e sales, la parte di customer service, no, di supporto, e la parte di riconnessione, no? Quindi
che ci permette di iterare, quella che ci permette di dare dei messaggi rilevanti per poi ringaggiare. Ecco, all'interno di questi processi aziendali, i macro trend in questo momento legati alla parte di analisi dei dati, di intelligenza artificiale, la stanno facendo da padrona, no? Immaginate solo nel mondo del marketing che cosa vuol dire fare personalizzazione di un'offerta in una modalità uno a uno. Quindi riuscire a cucire l'offerta di servizi proprio esattamente rispetto ai gusti di quella persona. Oppure nell'ambito delle vendite, immaginate cosa significa riuscire a studiare il comportamento di quella persona, di quel tipo di acquirente, e proporgli una next best offer personalizzata alla sua esperienza utente. Oppure immaginate tutti gli strumenti che oramai sono un po' alla portata di tutti, i bot che ci permettono di ridurre il numero di, diciamo, di problematiche che si vanno a creare fra l'azienda e i clienti, migliorando la customer satisfaction. Quindi sono tutti trend che sono inerenti al mondo dell'intelligenza artificiale, della raccolta dei dati, e che impattano su tutti questi processi di business a 360 gradi. Quello che però voglio dire per concludere è che fotografiamo altrettanto delle problematiche legate all'adozione di queste tecnologie da parte delle aziende, e sono principalmente i costi di implementazione, le competenze, la disponibilità degli skill sul mercato, la capacità di misurarne i valori una volta implementate, e sicuramente l'aspetto di regolatorio, e cioè l'aspetto di un uso etico di queste tecnologie. Quindi, se ho dato una buona risposta a quali sono i macro trend, vorrei chiudere questa risposta dicendo alle aziende, rivolgendomi alle aziende, che è importante scegliere un partner piuttosto che un fornitore di tecnologia che vi accompagni lungo tutto il percorso, perché è un percorso avventuroso, avvincente, però è un percorso che deve essere fatto con attenzione. Adesso parliamo però anche delle sfide per quanto concerne il settore. Barchetti, vengo proprio da lei. Quali, secondo lei, ovviamente, saranno le sfide più interessanti, soprattutto per chi lavora direttamente su progetti in cui i data analytics e il machine learning ricoprono un ruolo centrale? Buongiorno a tutti di nuovo. Io partirei poi dal concetto che avete sommariamente esposto prima, che è quello del VUCA. Questa situazione che stiamo vivendo in questo momento, in cui volatilità, incertezza, ambiguità e complessità sono praticamente la descrizione del periodo che stiamo vivendo. Come si affronta una situazione del genere? Si affronta con una visione chiara del futuro, con una chiarezza di quello che sono gli obiettivi, le ambizioni aziendali, con una comprensione del mercato e quindi con gli skill, come diceva prima Nino, con l'agilità, con la capacità di muoversi in fretta anche sbagliando. Facendoci caso, l'acronimo di queste soluzioni al VUCA è sempre VUCA, e questo fa abbastanza sorridere. Avrei bisogno di spiegare un po' prima che cosa, come l'azienda in cui lavoro, che è l'azienda UNES, con i supermercati, un supermercato e il dottor Goloso, si muove in questo panorama di industria, in questa industria. Sostanzialmente è un po' una mosca bianca, perché differentemente dagli altri applica un modello di business che si chiama everyday low price, dove di fatto non ci sono state in passato nessuna attività particolare di rilevazione di informazioni dei clienti, non ci sono volantini, non ci sono carte fedeltà. In una situazione di questo genere potete capire che la complessità che si sta creando in questo periodo, cioè la mancanza di informazioni sugli utenti e sul loro comportamento, diventa complicata, diventa una questione da risolvere per poter gestire situazioni così complesse. Di fatto, quindi, che cos'è la sfida che stiamo affrontando? È quella di un piano di innovazione digitale olistico, con la creazione di un dipartimento ad hoc, che è la direzione di innovazione digitale, che mi pregio di guidare, e questo piano andrà a toccare tutti gli aspetti del business di ogni funzione aziendale, e verrà ristrutturato il modello in cui queste funzioni operano, ma soprattutto, questo è il centro dell'intero processo, verranno raccolti, stoccati, naturalizzati, normalizzati tutti i dati presenti in azienda, anche i dati disponibili di terza parte, in modo da costruire un modello che poi verrà erogato tramite business intelligence alle stesse funzioni che lo potranno utilizzare, per, anziché
agire, diciamo, di iniziativa senza diciamo, informazioni precise, potranno lavorare esclusivamente sui dati a disposizione. Queste informazioni poi sarebbe bello e opportuno che potessero arrivare direttamente ai clienti, perlomeno in parte, in modo che i clienti siano abilitati, siano informati meglio e possano di fatto fare delle scelte consapevoli. Ma di quali dati stiamo parlando? Stiamo parlando sicuramente di dati qualitativi e quantitativi, di dati strutturati e non strutturati, di dati provenienti da fonti diverse che possono confluire in un unico, diciamo, visione organica di questi dati e che possa fornire una serie di informazioni. Quali dati? Da dove vengono questi dati? Dalla filiera di approvvigionamento, per esempio, il produttore, i metodi di produzione, le certificazioni del produttore. Nel caso dei prodotti DOP, dei prodotti certificati, è necessario sapere se quel produttore effettivamente è in grado di produrre questi prodotti. La filiera, la catena del freddo per i prodotti freschi, se viene rispettata o meno. E questo è un tema importante perché si basa su sviluppi tecnologici disponibili già oggi, ma che vanno ben organizzati, come l'utilizzo massiccio di sistemi IoT. Abbiamo detto che non abbiamo dati dei clienti, ma questa è una cosa che dovrà essere sviluppata, quindi dovremmo raccogliere dati dei clienti, ma non per farne un uso strano o particolare, ma quello per fornire un servizio, come diceva appunto Nino prima, un servizio personalizzato, un servizio tarato su quelle che sono le loro richieste, quelle che sono le loro aspettative rispetto al servizio di un supermercato. Tutti questi dati verranno comunque sia convogliati in questo sistema di business intelligence e poi resi disponibili ai clienti tramite un applicativo. Questo applicativo, probabilmente un'app da scaricare sullo smartphone, è già in produzione, sicuramente sarà anche disponibile in altri canali, è già in produzione ed è ancora in fase di sviluppo, perché stiamo agendo in modalità agile, quindi abbiamo già un prodotto fuori, ma che verrà sviluppato e migliorato in seguito. Sì. Invece, dottor Coloberti, lei è d'accordo con la valutazione di Barchetti? In caso no, qual è la sua opinione? Sì, buongiorno a tutti. Vorrei partire sono d'accordo sulle cose che ovviamente ha detto Alessandro, ma vorrei partire un attimo da una cosa che ha detto Stefano prima. La situazione del Covid ha cambiato un po' il mondo attorno a noi. A marzo di quest'anno circa il 60% della popolazione italiana era online, confrontata a un 55% dell'anno precedente. Questo vuol dire circa un 3 milioni di persone in più erano su internet o su un sistema OTT. Questo ha cambiato fortemente i modelli di consumo degli italiani. Gli italiani si sono trovati in una situazione straordinaria. E queste cose le abbiamo viste nei dati, riflesse nei dati che noi vediamo tutti i giorni. Un'altra cosa che ha detto correttamente Alessandro e anche Nino, noi oggi dobbiamo offrire tutti quanti un'esperienza personalizzata agli utenti. L'esperienza personalizzata spesso viene implementata da un'azienda tramite una catena di sistemi nella catena produttiva, sistemi diversi che interagiscono tra di loro. Questo porta a una complessità ancora maggiore, perché oggi ci sono sistemi diversi che hanno a volte algoritmi di machine learning differenti e che interagiscono tra di loro. Queste complessità si sommano tra di loro, quindi una delle sfide che secondo me ci saranno nel futuro sarà quella di riuscire a governare, a offrire la migliore esperienza, ma chi offrirà la migliore esperienza all'utente sarà anche chi sarà in grado di costruire e guidare la miglior catena produttiva. Questo ovviamente porta un livello di complessità anche nella condivisione dei risultati. Se noi pensiamo a come le nostre aziende oggi interagiscono, parlo di noi, verso il board delle nostre aziende, dobbiamo tutti noi portare dei risultati. I dati oggi vengono utilizzati per portare questi risultati, ma questo compito rischia di diventare sempre più complesso, perché portare un risultato di un algoritmo di machine learning, intelligenza artificiale,
può essere non banale, può essere preso come un rischio eccessivo in certe situazioni e quindi a volte alcuni progetti che potrebbero avere dei grossi risultati sul mercato potrebbero venire bocciati per un problema di comunicazione o comprensione. Quindi l'utilizzo dei dati sta entrando, sta cambiando nella nostra realtà. Ma noi dobbiamo evolvere anche le nostre competenze per riuscire a guidare le nostre macchine e a portare i risultati sul mercato. Ecco, Gatti, torno un attimo da lei e poi sentiamo anche Matteo Coloberti per quanto concerne la domanda che farò adesso e riguarda i limiti. Quali sono, secondo lei, i limiti per cui non si riesce davvero a investire sul dato e quali fattori abiliterebbero lo sviluppo di una vera e propria cultura del dato in azienda, tale da rendere la stessa realmente antifragile? Allora, io partirei da quasi un paradosso, dicendo che i limiti oggi dei dati, di portare la cultura del dato in azienda, è il dato stesso. Lo dico perché partiamo magari da questo tipo di problematica per poi andare un po' più verso la tecnologia e verso l'utilizzabilità dei dati di intelligenza artificiale all'interno delle organizzazioni. Allora, quali sono le problematiche oggi che ostacolano un attimino la diffusione della cultura del dato? Ma innanzitutto i dati non sono completi. Ho detto che prima, rispondendo alla domanda precedente, i dati sono una rappresentazione del mondo fisico e dei processi e dei progetti che si fanno in azienda sempre migliore, ma i dati, anche per la complessità del mondo, non sono completi. Non sempre abbiamo a disposizione tutti i dati che servono per descrivere un processo, capire il nostro cliente, capire quello che succede in azienda. Quindi questo, i dati non sono completi. I dati che sono in azienda spesso sono in silos, sono spesso frammentati. Ha raccontato bene Matteo prima la complessità della filiera del dato in azienda. Dico spesso, citando un autore americano, che the data flow, cioè come fluisce il dato in azienda, is the new cash flow, cioè quando il dato fluisce molto bene in azienda, i risultati arrivano anche in termini economici nelle aziende. Non è un caso che le grandi big tech, le aziende innovative, le start-up, sono molto efficienti perché hanno avuto la possibilità, essendo giovani, essendo di recente costituzione, di creare una filiera di flusso dei dati all'interno delle aziende ex novo, quindi senza il legacy che alcune industrie in giro per il mondo hanno. Quindi arrivo poi al tema della cultura del dato. La cultura del dato è qualcosa di molto importante, quindi che afferisce al dato stesso. E distribuire il dato in azienda, distribuire la cultura del dato nell'azienda vuol dire decentralizzare questo potere del dato e vuol dire, in senso citando Nassim Taleb, quindi che ha parlato di antifragilità a livello internazionale per raccontare questo paradigma molto importante in senso moderno, porta decentralizzazione e porta robustezza nelle aziende. Passando invece velocemente al tema invece della tecnologia e di come la tecnologia si distribuisce in azienda, quindi tecnologie afferisce più al mondo dell'intelligenza artificiale, sicuramente oggi le tecnologie non sono facili da usare, non sono sufficientemente facili per poter raggiungere ancora tutti gli stakeholder che ne hanno bisogno e che ne utilizzano e che le utilizzano quotidianamente. Questo è sicuramente un ostacolo all'interno dell'organizzazione. Non sono facili e non si fa, in relazione alla loro complessità, sufficiente formazione. La formazione all'interno dell'azienda è qualcosa di molto importante in questo ambito, nell'ambito dei dati dell'intelligenza artificiale. Per esempio, per fare un esempio di quello che stiamo facendo in Nexi da circa 2 anni abbiamo attivato una Data and Artificial Intelligence Academy, in cui all'interno dell'azienda i champion interni all'azienda
con le tecnologie che usiamo all'interno delle aziende, con i dati con cui poi i vari utilizzatori lavorano con queste tecnologie, eroghiamo corsi di formazione interni, quindi con tecnologie che usano e dati che usano, e questo sicuramente facilita poi l'estensione e la distribuzione della conoscenza all'interno delle aziende, soprattutto se poi chi fa la formazione è una persona interna all'azienda, con magari il supporto anche di esperti esterni, ma è lui che poi nel day by day lavora con il business, lavora con le persone e poi spiega agli utilizzatori come si utilizza, magari si ragiona anche di possibili futuri utilizzi. Se posso, un'ultima problematica nel distribuire la cultura del dato e dell'intelligenza artificiale all'interno delle aziende è questa separazione, ancora questa frammentazione tra information technology, chi lavora nel IT, e chi lavora nel business, che lavora, nonostante tutto quello che la metodologia agile e la cultura agile sta portando all'interno delle aziende, non solo all'interno delle aziende tech, la separazione tra IT e business non favorisce la distribuzione della cultura, che spesso è all'interno di aree specifiche dell'azienda e fatica a esprimersi appieno in tutte le all'interno delle organizzazioni. Ecco, Matteo Coloberti, lei è d'accordo o avrebbe altri punti di vista, ecco, da presentarci? Mi ritrovo al 100% su quello che dice Stefano. Io posso aggiungere qualche, anche dal mio punto di vista, uno dei limiti che noi oggi abbiamo in Italia è quello di riuscire a portare questi processi, questi progetti, diciamo, di machine learning e di intelligenza sul mercato. È un problema di persone, è un problema di processi, di competenze, e se penso a aziende che magari non sono ancora ben strutturate, a volte avere a che fare con questi processi, con questi progetti, può essere complicato. Un progetto che applica algoritmi di machine learning sui big data, con la potenza di calcolo che noi oggi abbiamo sui sistemi distribuiti, può comportare dei costi molto, molto elevati. Quindi essere strutturati sia dal punto di vista delle persone che dal punto di vista dei processi per affrontare un progetto del genere lo ritengo essenziale. Per fortuna ci sono aziende oggi in Italia, anche aziende di consulenza, che sono strutturate, che hanno competenze su questi progetti, quindi quella potrebbe essere una strada per affrontare queste realtà nel caso siano nuove per le aziende. Per quanto riguarda la cultura del dato, anche qua mi trovo con le parole di Stefano. La democratizzazione e la distribuzione, l'accesso al dato oggi è una cosa che forse siamo riusciti a raggiungere, quasi tutte le aziende che hanno il dato come elemento core del business hanno dei sistemi di business intelligence accessibili da tutti gli operatori. Una delle cose che dovremmo migliorare è nel insegnare ai giovani a ragionare sui dati, perché come giustamente diceva Stefano, una delle cose è l'incertezza, la mancanza di informazione. Quando manca l'informazione si rischia di prendere delle decisioni su un dato incerto, quindi è una cosa che noi oggi facciamo, ma ci vuole dell'esperienza per riuscire a fare nel modo giusto, nel modo da prendere il rischio minore e di prendere la decisione migliore. Allora, vorrei sentire un attimo dottor Guarnacci e poi torno da Barchetti. Senta Guarnacci, quali sono le leve concrete che possono aiutare e dare una spinta alla nascita e al decollo di progetti realmente disruptive, soprattutto nel contesto che è sempre più incerto, volatile? Avevo usato all'inizio, ecco, alla introduzione, all'acronimo VUCA, che corrisponde a volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. Sì, allora, di base sono tre i fattori che concorrono ad aiutare, ad abilitare, no, le aziende, le iniziative, le start-up anche di concetto. Sono tre e sono di base.
le competenze, l'organizzazione e la tecnologia. Esattamente un po' riportando quello che diceva Matteo e Stefano, no, in precedenza sulla parte della formazione, ovvero bisogna imparare a portare in azienda la cultura della formazione. In Italia non ce l'abbiamo questa cosa, no, però possiamo imparare a farlo. Cioè dobbiamo imparare che oramai non c'è più nulla di statico, non c'è più nulla che si possa sedimentare in azienda, quindi aspettare che magari maturi, ma bisogna poter cogliere delle opportunità. E queste opportunità si colgono se un'azienda, grande o piccola, meglio se piccola, comincia a ragionare nell'ottica della resilienza e dell'ergonomicità, cioè nell'adattarsi il più velocemente al cambiamento, attraverso la cultura della formazione. Quindi riuscire a portare dei nuovi skill all'azienda o a svilupparli, tutto quanto cercando di mantenere anche ben d'occhio la parte del secondo fattore, che è l'organizzazione aziendale. Io ricordo, faccio parte di una task force di Federmeccanica sull'industria 4.0, e ricordo che nel 2016 facemmo un assessment su più di 1500 aziende manufatturiere in Italia, soprattutto nell'ambito del PMI, e ricordo che il responsabile della security all'interno dell'azienda era quello che installava gli antivirus. Questa roba era una roba che ci aveva lasciato sorridere a tutti quanti, perché effettivamente era un assessment sull'industria 4.0. con le organizzazioni all'interno delle aziende avrebbero bisogno di essere rivisitate. Sapete, in queste ore è un fenomeno particolare, no? Perché molti di noi stanno studiando che cosa sta accadendo, purtroppo, per questa maledetta pandemia, no? E quindi in queste ore molte aziende stanno imparando a misurare le performance delle persone piuttosto che a misurare gli orari di lavoro delle persone. Lo smart working è stato proprio, diciamo, l'effetto che ha lanciato questo tipo di volano. E questo volano, grazie alla cultura della formazione e grazie a una riorganizzazione aziendale in cui si vanno a premiare le competenze delle persone, possono aiutare ad adottare quelle tecnologie che poi effettivamente possono essere la posta in gioco per essere competitivi sui mercati, non sui mercati solo nazionali, ma anche internazionali. Quindi quando parliamo di startup innovative italiane, parliamo della conquista di un mercato che non sia necessariamente solo locale italiano, no? Quindi se noi guardassimo la tecnologia, e mi piace riprendere un termine che ha prima usato Matteo, no? Dobbiamo fare in modo che le aziende, le iniziative di startup, le piccole e medie aziende soprattutto, si rendano conto che siamo nel mezzo di una rivoluzione che è iniziata un paio d'anni fa e che si chiama cloud. Il cloud che cos'è? Potremmo passare ore qui a spiegare che cos'è il cloud, però se dovessimo dargli una definizione da manuale, potremmo dire che il cloud è la democratizzazione, per usare lo stesso termine che aveva usato prima Matteo, la democratizzazione dell'accesso alle tecnologie. Che vuol dire? Vuol dire che a parità di tecnologia, due aziende, sia grandi che piccola, hanno le stesse opportunità. Ovvero, se noi cominciamo a pensare che ci troviamo in una subscription economy, cioè un nuovo mondo in cui io non acquisto più il software, ma in una logica di multi-tenant, no? Un termine un po' troppo avanzato, però in una logica in cui c'è qualcun altro che si preoccupa a me di installare il software, di configurarlo, di proteggermelo, di rendermelo accessibile, disponibile, e io ho solo la necessità di dover acquistare la sottoscrizione, e quindi a seconda delle dimensioni della mia azienda comprerò più o meno sottoscrizioni, ma il software alla base è lo stesso, quindi le potenzialità sono le stesse che ha una grande azienda. E quanto io sono in grado poi a questo punto di creare questa sinergia fra competenze, organizzazione e tecnologia che ne fa la differenza. Salesforce dal 1999 a oggi è oramai leader nel mondo sia dell'enterprise cloud che nella customer success. Abbiamo sempre adottato come valore questo che è il customer success. Siamo basati su quattro valori: il trust, il innovability, le quality, ma soprattutto la customer success. Cioè siamo attenti a cosa si aspetterebbero i clienti dei nostri clienti. E su questa logica qui che noi normalmente agiamo con il posizionamento di quella parte di cloud che riprende il nome di SaaS, di software as a service. Quindi quello che oggi le aziende hanno, immaginate per esempio quante volte vi sarà capitato di accedere all'internet banking tramite un'applicazione web. Di base state utilizzando un'applicazione SaaS, no? Cioè la vostra banca vi mette a disposizione un'interfaccia, voi avete un account, accedete a quell'account, potete movimentare, potete fare delle operazioni, raccogliere delle informazioni,
limitatamente al tipo di contesto che avete. Immaginate se si possa liberare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, dei vari use case dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato prima, in un'ottica cloud, in un'ottica di software as a service. Ecco, in realtà questo è quello che stanno facendo i clienti che hanno scelto Salesforce, e non solo Salesforce, chiaramente riporto l'esempio di Salesforce, ci sono diverse aziende che stanno contribuendo a portare questa rivoluzione all'interno del mercato. E io penso che questi tre fattori, io penso, diciamo è abbastanza oggettivo che questi tre fattori, le competenze, l'organizzazione e la tecnologia, siano i fattori abilitanti per poter iniziare e semplificare questo processo. Ecco, giusto per riassumere quanto detto durante questo panel, vorrei tornare da lei, Alessandro Barchetti. Abbiamo parlato delle sfide con lei per quanto concerne il settore, ma quali sono i passi che sono stati fatti, i passi in avanti ovviamente dall'inizio della pandemia per quanto concerne il settore? Beh, il settore è stato costretto un po' con la forza a reagire, un po' perché si è trovato coinvolto in prima persona, in prima linea per, diciamo, per resistere, per supportare diciamo, la popolazione in quello che è un'esigenza primaria, cioè quella di avere del cibo a casa. E quindi ha dovuto reagire, ha dovuto velocizzare alcuni processi e sostanzialmente buttarsi magari a fare cose che non aveva fatto fino a quel momento. Ci sono esempi di aziende molto strutturate che hanno fatto operazioni molto interessanti, di aziende meno strutturate, meno preparate, che hanno fatto operazioni cosiddette quick and dirty, cioè veloci, in modo da poter offrire un servizio, tra le quali rientriamo anche noi, che abbiamo aperto in pochissimi, in un paio di mesi, abbiamo aperto ben 10 click and call. Ma al di là di questo, tutta la, diciamo, la vita stessa all'interno dell'azienda è stata ripensata, perché ci si è accorti che non c'era una certezza non c'è nessuna sicurezza che il funzionamento dell'azienda, che fino ad oggi ha dato dei risultati, possa dare risultati anche in futuro. L'abbiamo visto, abbiamo fatto un salto in avanti di circa 5 anni secondo gli analisti in termini di sviluppo software, in termini di adozione software, di adozione di sistemi software. Di conseguenza non è più possibile per l'azienda restare fermi. C'è la necessità di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di investire su quello che molte della vecchia guardia del management dell'azienda ritiene rischioso, pericoloso e soprattutto molto, molto costoso. Grazie, grazie mille. Vorrei ringraziare i nostri panelist, appunto Alessandro Barchetti, Digital and Innovation Director Unes Supermercati, Matteo Coloberti, Head of Business Intelligence Infinity Gruppo Mediaset, Stefano Gatti, Head of Data and Analytics Nexi e Nino Guarnacci, Principal Solution Engineer Salesforce Italia. Grazie mille a tutti quanti. Non lo so se sono riusciti a sentire. Grazie. Sì, sì. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. No, infatti volevo assicurarmi che mi avete sentito, perché non vi ho visti inquadrati e quindi non capivo appunto se siamo riusciti a salutarci. Grazie mille per questa discussione e a presto. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, però rimanete con noi perché continueremo con i nostri approfondimenti. Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV. Prosegue la nostra TV Week tematica, intelligenza artificiale e 5G. Noi siamo in compagnia di Nino Guarnacci, Principal Solution Engineer Salesforce Italia. Buon pomeriggio di nuovo e ben ritornato. Eccomi, buon pomeriggio a voi. Di nuovo. Allora, vorrei fare un velocissimo riassunto di ciò che si è detto, ecco, nella tavola rotonda precedente, dove abbiamo parlato di accessibilità alla tecnologia e del modello di business che può abilitarla. Nella teoria sembra tutto piuttosto semplice, ma sul piano della realtà e concentrandosi sull'ambito del customer engagement in cui Salesforce opera,
Quali sono dei casi d'uso concreti che rendono possibile una messa a terra immediata di intelligenza artificiale e analisi dei dati? Allora, Alessandra, grazie della domanda. Proverò a calarla un po' per terra, no? A scaricare a massa quello che abbiamo detto finora nel panel precedente. Allora, l'intelligenza artificiale più altri pochi ingredienti combinati insieme fanno una ricetta, come una ricetta qualsiasi che prepariamo nella nostra cucina. Il problema o l'opportunità è che molte aziende hanno bisogno più di una ricetta, no? Dipende da quanti processi di business hanno all'interno organizzati. Adesso, se noi proviamo a muoverci su dei macro processi di business in generale, ad esempio marketing, sales, la parte vendite, la parte di customer care, cioè di supporto al cliente, e la parte per esempio di e-commerce, proviamo a identificare dove l'intelligenza artificiale e l'analisi sui dati, cioè l'estrazione del sapere dalla conoscenza, possono portare un vantaggio. Allora, ad esempio, per quelle aziende che fanno del marketing uno degli strumenti abilitanti per i loro mercati, per vincere anche in termini di competitività, sicuramente la capacità di poter fare quelle che noi in gergo tecnico chiamiamo audience, ma non sono altro che insiemi di popolazione, di persone che vengono classificate, che vengono identificate in base ai comportamenti, in base ai gusti, in maniera da poterli raggiungere con delle offerte sempre più puntuali. Questo stando attenti però a raggiungerli nel momento più giusto, ovvero l'intelligenza artificiale è in grado di sapere quando una persona è più propensa ad aprire un'email, quindi inutile mandargli la mail la mattina che magari questa persona ha da fare. Gli strumenti di intelligenza artificiale normalmente ragionano anche per l'invio della mail, ad esempio della push notification, ad un orario ben preciso, perché sappiamo di cogliere quel particolare utente nel suo miglior momento della giornata per darci retta, e soprattutto dobbiamo stare anche attenti a non ucciderlo di comunicazioni, ma mandargli la frequenza delle comunicazioni che è in linea con quanto lui più o meno si aspetta. Quindi anche qui l'intelligenza artificiale ci dà una mano. Ci dà una mano anche a veicolare, sempre nell'ambito del marketing, quali possono essere dei contenuti di suo interesse. Quindi a utilizzare dei termini che sono più vicini al suo, diciamo, al suo modo di vivere i prodotti che la nostra azienda propone. Spostandoci leggermente sulla parte delle vendite, ad esempio è molto importante immaginare quanto tempo si perde a cercare di trasformare un possibile prospect, cioè una persona che potrebbe avere una propensione all'acquisto, in una vera vendita, no? Cioè in un'opportunità reale. Ecco, anche qui gli strumenti di intelligenza artificiale ci aiutano. Ad esempio il lead scoring è un termine che si usa per identificare una tecnologia di intelligenza artificiale applicata a un'analisi profonda dell'esperienza. Quindi se io volessi capire sulla base dell'esperienza dei miei dati aziendali quanti di quelli che inizialmente avevano intenzione di acquisto, poi dopo sono stati convertiti realmente in un acquisto, e sono in grado di applicargli sopra un algoritmo di intelligenza artificiale per fare questa conversione, questo permette alla mia organizzazione aziendale di concentrarsi solo e principalmente su quelle iniziative che maggiormente hanno possibilità di essere convertite in una vendita, così come la possibilità di poter accedere a delle fonti e poter garantire quindi che alla persona che fa magari il venditore per la mia azienda gli vengano consigliate delle azioni precise da poter fare per migliorare la conversione da una semplice opportunità a una vendita finale. Così come ad esempio l'intelligenza artificiale, sempre nell'ambito delle vendite, diventa perforante quando si va a fare una next best offer, cioè si va a cogliere dal paniere dei prodotti che abbiamo in azienda da offrire quello che è più vicino ai gusti di quel cliente. Quindi il venditore sarà in grado di andare a fare un'offerta molto più puntuale rispetto alle sue esigenze. E poi, se lo dovessi guardare in maniera anche un pochino più ampia, a livello di forecast, sapete, molte aziende si stanno cominciando ad organizzare sempre più in maniera strutturata, quindi ci si può organizzare per fare un'analisi dell'andamento dei ricavi, magari con cadenze trimestrali. Ecco, nell'analisi dei forecast l'intelligenza artificiale ci permette di aiutarci a fare delle piccole correzioni durante l'anno per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati magari per quell'anno solare o per quell'anno fiscale.
Nell'ambito per esempio dell'e-commerce è molto importante, l'intelligenza artificiale ci dà la possibilità di poter raccomandare, suggerire, addirittura organizzare i risultati che compaiono sul sito in base ai gusti delle persone. Sempre più importante, l'intelligenza artificiale è diventata pervasiva anche nel mondo del customer care, un tema molto particolare perché il customer care è il punto più intimo, più delicato che c'è tra un'azienda e i suoi clienti. E nel momento in cui il cliente ha bisogno di quell'azienda, il momento in cui il cliente che si è affidato originalmente all'acquisto da quell'azienda, adesso va a vedere se effettivamente la scelta che ha fatto è quella giusta. Ecco, nel mondo del customer care l'intelligenza artificiale agisce principalmente sulla customer satisfaction, cioè rendere sempre più soddisfatti i clienti di quell'azienda, e nel poter ridurre il numero di casi, quindi la case deflection, noi la chiamiamo così, nel ridurre il numero di casi che i clienti aprono nei confronti di quell'azienda, perché significa che stiamo offrendo degli strumenti magari in self-service sempre più utili. In questo caso l'intelligenza artificiale ci viene in aiuto ad esempio con quella che noi chiamiamo case classification, cioè riuscire a classificare le richieste in maniera preventiva così da assegnare alla persona più giusta in tempo reale, così che la possa, diciamo, con rapidità lavorare e chiudere, quindi che il cliente sarà più contento. Ad esempio c'è la parte di raccomandazione sulla base della knowledge base, quindi io ho aperto questa richiesta al customer care, oppure ho telefonato al customer care, e in tempo reale vengono suggeriti degli articoli dalla mia parte, diciamo, di FAQ, no? di question and answer sulla mia documentazione, quelle che mi aiutano in maniera più veloce a risolvere il problema. Oppure, ad esempio, quelle che possono essere delle azioni correttive immediate, next best action, e cioè l'operatore che in quel momento è al telefono, sta rispondendo in chat o sta rispondendo su una qualsiasi piattaforma di messaggistica, quindi in un'ottica di omnicanalità, in quel momento lui, dal sistema di intelligenza artificiale, gli viene suggerita qual è l'azione più indicata per aiutare il suo cliente a risolvere il prima possibile il problema. Tutto questo in maniera trasversale anche attraverso l'utilizzo dei bot. Quindi i bot, che stanno diventando sempre più pervasivi, sono un'espressione dell'intelligenza artificiale calata all'interno dei vari contesti, dei vari processi di un'azienda, che sono in grado di rispondere in maniera real time a un cliente facendo leva su quelle tecnologie che ti ho accennato prima. Spero di non essere stato troppo lungo, ho cercato di darti un po' un quadro generale sui vari processi, diciamo. Allora, magari proviamo a concentrarci su un caso specifico e, come dire, vederlo all'opera, giusto per rendere tutto un po' più chiaro per chi ci segue in questo momento. Sì, allora proviamo a immaginare il caso di Carolina. Mi sono fatto trovare pronto, no? Il caso di Carolina. Carolina è la responsabile del customer care, accede alla sua console del customer care in cui gli agenti giornalmente lavorano per cercare di dare risposta alle varie richieste. Carolina lavora per un'azienda delle utility e in questo momento questa azienda ha una media di customer satisfaction da parte dei suoi clienti di 79 punti. Che cos'è che guida la customer satisfaction all'interno di questa azienda delle utility? Vedete, attraverso l'accesso ai dati, l'analisi dei dati, Carolina con semplicità riesce a capire quali sono quei fattori che rendono i suoi clienti più contenti e i suoi clienti meno contenti, sulla base, che ne so, dei prodotti che hanno acquistato, dei problemi che hanno avuto, del tipo di canale che hanno utilizzato per raggiungersi, e quindi riuscire a fare anche una segmentazione di questi e capire su quale canale, ad esempio, siamo più performanti, magari via telefono siamo più performanti, via email meno performanti, oppure su quali prodotti in offerta siamo più performanti da un punto di vista di customer satisfaction, quindi di tempi di risoluzione del caso, di soddisfazione del cliente nel lavorare il caso. Adesso che sappiamo più o meno quali sono i driver che ci guidano, proviamo ad andare a vedere quali sono i casi che in questo momento sono un po' più caldi, no? Quelli che magari i clienti sono in attesa da un po' troppo tempo, magari sono clienti già fidelizzati, sono clienti importanti, alto spendente, ad esempio, per la nostra azienda. E quindi mi concentro sui casi. Carolina, il suo compito è quello di aiutare i suoi agenti, quelli che lavorano per lei, quindi decide di concentrarsi su quei casi che in questo momento richiedono di più la sua attenzione, quelli più alti, capiamoli come maggiore attenzione, e quelli sul quale attualmente stiamo lavorando, siamo in uno stato di working, chiamiamolo così. Adesso, come potete vedere, compare in automatico la lista
di quei casi che rientrano all'interno di quel filtro. Ne seleziono uno, quello magari che richiede maggiormente la mia attenzione, e accedo direttamente a questo caso. Eccomi qua. Sono di fronte all'esigenza che ha questo cliente. In questo momento sto vedendo che cosa accade, come mai questa richiesta è ferma lì da molto tempo. Vado a vedere in che stato si trova e, come potete vedere, sono state violate un po' tutte le promesse che avevamo fatto, cioè violate nel senso che non siamo stati in grado di rispondere ai tempi. E in questo momento la customer satisfaction di questo cliente prevista, predicted, è molto bassa. Tra l'altro questo cliente ha aperto con noi già altri 11 casi, quindi è un cliente che già acquista da noi, è un cliente già fidelizzato. Se ci concentriamo un attimo sulla parte dell'intelligenza artificiale, vedete, ci sta dicendo non solo quali sono i fattori che stanno determinando questo basso, diciamo, questo basso rendimento, ma anche quali potrebbero essere delle azioni correttive per aiutare a tirare su la customer satisfaction. Quindi decidiamo di offrirgli un voucher di sconto per il prossimo acquisto. Vedete, la customer satisfaction in questo momento fa un balzo, è una predicted, quindi è sulla base dei dati storici, l'algoritmo ci sta dicendo quali sono le azioni. In questo caso, vedete, anche nella parte di next best action ci sta suggerendo quali azioni risolutive o pseudo-risolutive potremmo fare per poter portare a termine questo case. Carolina conclude la giornata o conclude la lavorazione di questo case richiamando il suo collega che ha in carico questo case e chiedendogli di accelerare il processo di risoluzione. Come potete vedere, in 3 minuti, più o meno 3 minuti e mezzo, abbiamo portato a casa uno use case davvero completo nell'ambito del customer care, ma non necessariamente nel mercato delle utility, in uno dei vari mercati. Alessandra, ci sei? Assolutamente sì, ecco, è stata una dimostrazione molto interessante. Io la ringrazio, Nino Guarnacci, Principal Solution Engineer Salesforce Italia, grazie mille per questa dimostrazione. Grazie a te e un saluto a tutti gli spettatori. Grazie, allora noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, però rimanete con noi perché dopo la pubblicità ci raggiunge nuovamente Stefano Gatti, Head of Data Analytics at Nexi. Eccoci qua, ben ritornati in diretta ancora sulle fonti TV. Il titolo, ecco, di questo blocco è Dati e AI, ovvero intelligenza artificiale nelle transazioni digitali. Siamo in compagnia di Stefano Gatti, Head of Data and Analytics Nexi. Buon pomeriggio e ben ritornato ancora in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Allora, vorrei partire con una domanda molto semplice. In che modo dati e AI, ovvero per chi ci segue intelligenza artificiale, possono migliorare i processi legati alle transazioni digitali? Perfetto. Allora, diciamo così, partiamo un attimino quali sono i processi che ruotano e gli attori che ruotano attorno a una transazione digitale, e per semplicità e anche per conoscenza mi concentrerei su una transazione digitale attraverso una carta di credito per spiegare quali sono i macro passaggi fondamentali attorno a questo processo, per poi anche andare a sviscerare e raccontare quale può essere l'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale nel migliorare, nel rendere ancora più facile la transazione digitale per ognuno di noi. Allora, fondamentalmente sono 3 i processi che ruotano attorno a una transazione digitale. Innanzitutto dobbiamo, quando gestiamo una transazione digitale, identificare chi fa la transazione digitale. Quindi, nel caso per esempio di una carta di credito, il possessore della carta di credito deve essere identificato sia nella fase di onboarding, quando cioè rilasciamo la carta di credito, sia quando effettuiamo come consumatori la transazione digitale. Quindi c'è una prima fase di identificazione di chi fa la transazione. C'è una seconda macrofase di autorizzazione della transazione, cioè dobbiamo essere sicuri che questa transazione possa essere eseguita, sia perché chi la esegue è esattamente il possessore della carta,
sia perché, per esempio, per una transazione monetaria ci siano i fondi o la disposizione, i fondi disponibili per effettuarla. La terza fase, quella diciamo così un po' meno online, è quella di verifica se questa transazione digitale insieme ad altre transazioni è lecita oppure ci sono delle anomalie che rendono necessario un ulteriore approfondimento. Queste tre fasi fondamentalmente corrispondono a un processo di know your customer, cioè conosci il tuo cliente o chi fa la transazione, una autorizzazione della transazione e un processo che è di anti-money laundering, cioè di verifica che questa transazione sia lecita dal punto di vista anche di compliance. In questo contesto, ovviamente ci sono vari momenti e vari aspetti in cui dati intelligenza artificiale stanno aumentando la facilità con cui effettuiamo la transazione, ma anche aumentiamo la confidenza con cui all'interno delle organizzazioni si segue, si monitora e si gestisce questo processo. Partiamo un attimino da quello che possono dare i dati. Allora, i dati sicuramente ci aiutano e ci facilitano la comprensione del contesto. Quindi avere tanti dati disponibili è importante perché riusciamo anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale a capire meglio il contesto e attraverso i moderni algoritmi di machine learning riusciamo, usando tanti dati, a migliorare l'accuratezza con cui possiamo autorizzare la transazione, sia nel momento per evitare di dare una frizione, quindi una difficoltà all'utente bloccando transazioni che invece devono essere autorizzate, sia al contrario nel non bloccare transazioni fraudolente. In questo senso i dati, avere informazioni sui dati, per esempio i dati biometrici, aiuta sicuramente a conoscere il contesto e i dati nel momento in cui sono dati in pasto a questi algoritmi di intelligenza artificiale, aiutano a migliorare questo processo. Poi un altro fattore fondamentale legato al flusso dei dati è la velocità con cui abbiamo a disposizione questi dati. Le transazioni digitali sono per loro natura molto veloci, quindi riuscire ad avere una transizione di questi dati attraverso vari sistemi rapida aumenta la possibilità di avere transazioni efficaci e di rendere facile l'esperienza a tutti noi consumatori. Chiaramente dover aspettare diversi secondi prima di avere un'autorizzazione di una transazione, che è il secondo passaggio che vi ho raccontato, è qualcosa di non positivo. La velocità dei dati e l'intelligenza degli algoritmi aumentano questa velocità e diminuiscono la frizione nell'utilizzo degli strumenti digitali. Sicuramente aspetti di tecnologia nuovi, innovativi, che anche noi in Nexi stiamo sperimentando, come per esempio i grafi, che correlano più informazioni e più attori e dati relativi a processi, aumentano l'accuratezza con cui si usa, con cui questi sistemi si istruiscono e poi riescono a dare benefici reali all'interno del tutto il processo digitale. Per quanto riguarda invece, passando all'intelligenza artificiale, quindi come l'intelligenza artificiale può aiutare a aumentare l'evoluzione del mondo digitale, sicuramente provocatoriamente dico che è molto importante il fattore umano. Si parla tanto di intelligenza artificiale, ma mi piace parlare più di intelligenza aumentata. Spesso e volentieri, anche all'interno della costruzione di questi sistemi di intelligenza artificiale, come usiamo in Nexi, di machine learning, l'esperienza che portano le persone nell'utilizzo dei dati e nell'utilizzo di questi algoritmi è sicuramente determinante. Quindi avere persone che conoscono i processi, hanno l'esperienza dei processi e anche menti brillanti, talenti come data scientist che aiutano a configurare al meglio questi sistemi è qualcosa di veramente importante. Un altro aspetto su cui abbiamo molto investito e ci ha dato grossi risultati
in Nexi, ma all'interno di tutte le organizzazioni moderne sta portando una grossa trasformazione, è l'utilizzo del cloud, quella che io chiamo cloud agility, quindi non è solo tecnologia, ma è riuscire a portare la velocità e l'innovazione che il cloud porta all'interno di questi di processi digitali che magari comunque sono anche datati a livello tecnologico, ma il cloud riesce ad inserire in questi processi, a modernizzarli e renderli ancora più veloci, sì, e accurati. Ci, sì, sarebbe tante, tante altre cose da dire, ma non so, sì, se... No, ecco, cerchiamo di chiarire un altro punto molto importante, perché come sempre il tempo è giustamente limitato. Ci parli delle difficoltà che avete riscontrato nell'implementare queste tecnologie in un contesto organizzativo digitale. Sicuramente abbiamo incontrato difficoltà, a volte ne abbiamo ancora difficoltà, ma diciamo così, stiamo un po', come questi sistemi di machine learning, apprendendo cammin facendo con l'esperienza man mano che li inseriamo all'interno di questi tre processi che vi ho raccontato, che garantiscono un attimino tutta la parte di transazioni digitali. Allora, sicuramente una difficoltà è stata quella di distribuire il più possibile all'interno dell'azienda le conoscenze, l'accesso ai dati, ma l'accesso e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché stiamo parlando di campi complessi, campi che hanno bisogno sicuramente di specialisti di settore, ma che devono essere capaci di lavorare insieme agli altre persone dell'organizzazione che magari conoscono meglio dei data scientist i processi, l'interazione col cliente, come il cliente per esempio in una transazione digitale interagisce, quali sono i plus che l'inserimento di alcune caratteristiche nuove che questi sistemi possono dare aumentano all'interno dell'esperienza totale dell'utente. Quindi questo è sicuramente stato qualcosa su cui abbiamo investito con la formazione, abbiamo investito con un programma anche interno all'azienda che va sotto il nome di Data e Artificial Intelligence Academy, che serve a distribuire all'interno dell'organizzazione queste conoscenze. E sicuramente, quindi, questo, il tema della democratizzazione della conoscenza è stato un tema decisamente importante. L'altro tema grosso, e scendo magari un attimino più nel tecnico, avvicinandomi un attimino a questi algoritmi di machine learning, è stato sicuramente il tema della spiegabilità. Soprattutto le nuove metodologie, quindi parliamo di machine learning, parliamo di reti neurali, sono meccanismi abbastanza difficili da capire ed è abbastanza complesso spiegare i risultati che escono da questi processi. Quindi il tema che va sotto nome di explainability è un tema sicuramente critico, sia in termini di integrazione con la normativa GDPR dal 2018 in essere in Europa, sia anche perché l'etica è un aspetto che a cui noi teniamo particolarmente, per essere in grado di spiegare al cliente perché magari neghiamo una transazione. Quindi la capacità di spiegare e di essere chiari nell'utilizzo di queste tecnologie è fondamentale, ma è fondamentale anche capire quello che queste tecnologie fanno anche per un tema di miglioramento delle tecnologie stesse. Queste tecnologie non sono tecnologie che ragionano da sole, non devono ragionare da sole, ma sono sempre guidate e pilotate da un processo di ottimizzazione che definiscono i data scientist e gli esperti dati. Per questo, essere in grado di pilotarle, quindi capire i meccanismi interni e capire perché effettuano determinate scelte, è qualcosa di strategico, sia, come dicevo, in senso etico e regolamentatorio, sia anche per far evolvere in senso di efficacia e di efficienza all'interno delle organizzazioni queste tecnologie, per avere transazioni digitali
ho portato l'esempio della transazione di carta di credito, ma potrei raccontare altri esempi sia all'interno di Nexi sia all'interno delle altre organizzazioni. È assolutamente importante per rendere le transazioni digitali sicure, facili da usare e particolarmente utili in questo momento di pandemia molto complesso. Ecco, in effetti invece noi stavamo mostrando appunto le slide che ci ha dato a disposizione. Vorrebbe aggiungere qualcosa in un minuto? Ma allora, sicuramente una delle cose che mi sento di aggiungere, essere molto importante, è essere capaci di misurare l'innovazione che questi processi di intelligenza artificiale e di utilizzo massivo di dati porta all'interno delle organizzazioni e in particolare le transazioni digitali. Non tutti, l'esperienza ci ha insegnato che non tutte le novità che vengono introdotte sono efficaci, sono particolarmente utili, quindi riuscire ad avere dei buoni, come si può dire, KPI per capire se una certa tecnologia, un certo algoritmo di machine learning applicato alle transazioni digitali, sia nella fase di identificazione del cliente, know your customer, sia di autorizzazione alla transazione, sia poi di anti-money laundering, sia efficace, mi sento di raccomandarla perché è qualcosa di una chiave, è un fattore di successo per l'introduzione di queste tecnologie nel mondo digitale. Grazie, grazie mille a Stefano Gatti, Head of Data and Analytics di Nexi. Buon pomeriggio. Grazie a voi. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi però prosegue la nostra tavola rotonda. Il titolo del prossimo evento è Processi, Persone e Infrastrutture, i tre pilastri di ogni progetto di Intelligent Automation. Con noi ci saranno Danilo Augugliaro, CEO di ING Italia, e Andrea Mondo, Vice President Operations di Sirti. Perciò rimanete con noi. Eccoci, ben ritrovati ancora in diretta su Le Fonti TV. Prosegue la settimana tematica di Le Fonti, intelligenza artificiale e 5G. Questo è l'ultimo blocco almeno per oggi e il titolo di questo segmento, di questa tavola rotonda, è Processi, Persone e Infrastrutture, i tre pilastri di ogni progetto di Intelligent Automation. Che cosa vuol dire? Adesso ne parleremo con i nostri panelist. Siamo in compagnia di Danilo Augugliaro, CEO ING Italia. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito. E poi siamo anche in compagnia di Andrea Mondo, Vice President Operations di Sirti. Buon pomeriggio anche a lei. Grazie, buon pomeriggio e grazie dell'invito. Allora, vorrei partire con lei, Augugliaro. La sola attività di automatizzazione di singoli processi, se non inserita all'interno di un approccio più industrializzato, rischia di portare risultati limitati nel medio-lungo termine. Da dove allora partire per ridisegnare i processi in ottica completamente digitale? Ma direi che il non partire dal processo in quanto tale rischia poi di naufragare. La necessità è quella di andare a in qualche modo comprendere quali sono le componenti automatizzabili del processo, renderle fruibili allo strumento di automazione, quindi conoscere anche quali sono le capability dello strumento di automazione, quello che è in grado di fare adeguatamente, evitare di fondamentalmente digitalizzare o automatizzare un processo che è nato per essere manuale. Questo è l'errore più frequente che si fa nell'entusiasmo di un percorso di digitalizzazione spinto o di automazione spinto, è quello di partire subito a scrivere codice e non a ridisegnare il processo in quanto tale. Il processo va rivisto in ottica digitale, rivisto in funzione delle capacità della macchina e della soluzione tecnologica che decido di applicare, e questo è un percorso fondamentale. Dottor, dall'altra parte... Prego, continui pure.
No, dall'altra parte c'è un tema poi di comprendere, ma credo che sia il tema che tratteremo dopo, l'evoluzione poi sulla componente infrastrutturale di persone. Assolutamente. Ma il ridisegno del processo in ottica digitale è fondamentale. Assolutamente sì, tratteremo il focus infrastrutture tra pochissimo. Intanto vorrei andare dal dottor Mondo, le rivolgo la stessa domanda, però vorrei aggiungere soltanto quanto siamo realmente pronti a questo cambiamento. Beh, allora, è chiaro che rispetto a qualche anno fa sembrerebbe non essere più un tema di readiness tecnologica, il tema è più che altro di competenza e di readiness culturale, sia in senso stretto aziendale che industriale. Da un punto di vista di competenza è chiaro che dobbiamo in qualche modo noi sforzarci di avere nuovi innesti nelle nostre aziende che abbiano il know-how necessario e soprattutto una mentalità, un mindset aperto che permetta un po' di guidare questa diversità, questa innovazione all'interno delle nostre aziende, facendo però attenzione che l'azienda stessa non reagisca creando anticorpi al cambiamento, che è sempre insomma il rischio che si corre quando si parla di queste cose, no? Quindi dobbiamo essere bravi anche managerialmente ad agire preventivamente sui nostri team, sulle persone, chiarendo qual è la direzione strategica, quali sono i benefici sia in termini aziendali ma anche personali, magari ne parleremo dopo, di refocus delle persone che probabilmente oggi fanno un lavoro e domani ne faranno un altro, no? E poi avere il coraggio di accettare questa sfida sull'innovazione avendo l'ambizione e la responsabilità di guidarla e di non subirla, perché il rischio è che lo tsunami del cambiamento che abbiamo davanti poi venga semplicemente subito e non guidarlo, e sarebbe un po' criminale da un punto di vista imprenditoriale e manageriale. Sono d'accordo che occorre ridisegnare i processi avendo un occhio a quello che è digitalizzabile, come diceva il collega, ovviamente con diverse sfumature a seconda del tipo di business che uno ha da un punto di vista aziendale. Se si è un greenfield, un'azienda nuova che fa uno startup, si ha più mano libera. Se siamo invece un'azienda consolidata con processi purtroppo anche radicati culturalmente, va anche bene in qualche modo procedere per step differenziali e differenzianti piccole a piacere, vincendo un po' l'attrito da distacco, perché poi alla fine aziende diciamo consolidate fanno più fatica e devono anche garantire una business continuity importante. L'altro tema secondo me ancora più centrale è quello della cultura industriale. Oggi vedo che a seconda del mercato ipercompetitivo e i mercati non ricchi, da un punto di vista proprio industriale dobbiamo avere la capacità di convincere i nostri azionisti ad avere una capacità di investimento che non sia solo basata su un ritorno dell'investimento a breve termine. Dobbiamo avere la bravura, la capacità di non pensare alla trasformazione semplicemente come taglio dei costi primari e secondari, ma in qualche modo anche di intraprendere questa strada che ha un ritorno di investimento ai suoi tempi, che va anche per tentativi, per sperimentazione e soprattutto permetterci di fare qualche insuccesso proprio per ripartire e poi avere la strada un po' più in discesa. Quindi occorre anche un management che si prenda le sue responsabilità e trovi sponsorship forti. Ecco, ripensare i progetti in ottica digitale comporta necessariamente una ridefinizione del rapporto uomo-macchina e delle attitudini e competenze dei lavoratori. Augugliaro, sotto questo punto di vista, da dove partire per rivisitare attitudini e competenze e quali ruoli nasceranno e si svilupperanno di conseguenza? Ma direi che ci sono due grandi assi di cambiamento sul tema delle persone. La prima l'ha citata il collega Andrea, circa il fatto che chi oggi esegue un lavoro, e parlo per il mondo delle operation bancarie, ma credo che sia applicabile per la maggior parte delle attività di operation, di back office tradizionale, chi oggi esegue un'attività spesso ciclica, deve diventare sempre di più invece un gestore dell'eccezione, dello scarto, dell'eccezione della straordinarietà, perché la macchina deve per definizione lavorare tutto quello che è standard e non sprecare risorse macchina sulla componente non standard eccezionale che invece viene passata all'operatore. Quindi si diventa da gestori di processo, le nostre persone diventeranno sempre di più
gestori dell'eccezionalità, della straordinarietà. E questa è una trasformazione radicale sia di natura culturale, perché non ragiono per tempo ciclo e per flusso, ma ragiono per problem solving, quindi un approccio nel trovare una soluzione diversa, perché la soluzione standard l'ha già tentata la macchina. E questo è sul tema del cambiamento. Ovviamente le nostre persone, in funzione anche della diversa attitudine e anche, devo dire, della diverse culture, possono fare un po' più fatica in questo percorso e passare da una consapevolezza delle nostre persone, passare attraverso la consapevolizzazione delle nostre persone in questo cambiamento, portarli a bordo, chiarire e condividere con loro quanto valore aggiunto c'è dal lavorare su un ciclo di lavorazione continua passare da un ciclo di lavorazione continua a lavorazione straordinaria, secondo me ha del valore. E lì l'effort del manager è quello proprio di riuscire a far comprendere questo valore aggiunto. C'è un altro aspetto che è più sui nuovi mestieri, perché questo impulso all'automazione sta creando delle figure che sono sempre di più a metà tra i process engineer e gli automation engineer, che sono in grado di Allora, abbiamo perso Augugliaro, però adesso cerchiamo di riprendere, ecco, la connessione. Invece, che cosa ne pensa lei, mondo, sotto questo punto di vista, per quanto riguarda il rapporto esseri umani, essere umano e certamente macchine? Beh, no, sicuramente è un po' un discorso ancestrale, mi lasci dire. C'è un po' di mitologia che dobbiamo in qualche modo andare a smontare nella relazione uomo-macchina, no? Perché oggi viene associato un po' come una sorta di equazione uguale alla perdita di occupazione, no? Da un punto di vista sociale. Questo ormai però è un tema ampiamente superato. Ci sono sicuramente attività manufatturiere dove la robotica ormai è da qualche anno, insomma, che è subentrata, e quindi hanno già subito questo processo, diciamo, di trasformazione culturale, no? Oggi ci troviamo di fronte invece anche a un cambio sociale importante, dove anche per la vita di tutti i giorni la tecnologia e la digitalizzazione sono diventati per noi un po' la normalità. Quindi da un punto di vista manageriale occorre eliminare il conflitto tra innovazione e esperienza delle persone che sono in azienda da più anni, e quindi leggi il terrore di cambiare un processo consolidato perché diventa una minaccia per il proprio lavoro, e in qualche modo, come diceva il collega, investire in programmi di sviluppo delle nuove competenze da una parte, chiaramente ognuno a livello adeguato, perché poi non è che lo sviluppo delle competenze sarà a pioggia su tutte le persone, ma sarà importante creare all'interno delle aziende il mindset culturale sull'innovazione e sul fatto che questa rivoluzione industriale che dovremo guidare porterà in qualche modo il lavoratore stesso a richiedere sempre più questi strumenti necessari per il lavoro di tutto il giorno e non interpretarlo come una minaccia personale. Questo, secondo me, è la nostra sfida, perché poi, volenti e nolenti, tutto ciò che è indirizzabile come AI, come RPA e intelligenza artificiale, alla fine ripermetterà un refocus delle nostre persone su temi che oggi invece per N motivi hanno un'attenzione inferiore, e quindi ci sarà un necessario riequilibrio. Questo penso che sia importante, come è importante che i manager accettino la sfida di misurarsi anche su temi di comunicativi e di buy-in e di onboarding delle persone in questa fase di transizione, che non è una sfida semplice da questo punto di vista. Appunto, dicevo prima, non è tecnologica la partita. Assolutamente sì, intanto abbiamo di nuovo in collegamento Danilo Augugliaro, prego continui il suo ragionamento, ci stava appunto raccontando per la ridefinizione del rapporto uomo e macchina. Chiedo scusa per la caduta. Nessun di connessione, problema. Oggi la componente più critica del lavoro giornaliero. In effetti sì. Sì. La creazione di nuovi ruoli di process engineer che sono sempre più prossimi all'automation engineer, e la perdita della distinzione tra l'uomo di processo e l'uomo di tecnologia è qualcosa che si sta prefigurando in questo momento e sempre di più si sta vedendo sul parco. Quindi queste sono attività nuove, attività che
qualche anno fa non esistevano, e in un sistema di sviluppo waterfall non esistevano, e oggi in un sistema di sviluppo molto più agile, senza abusare del termine agile, ma sicuramente oggi si nasce come evidenza. E questa è da una parte un'opportunità, dall'altra parte una necessità di crearle certe figure. In diversi momenti anche della mia storia professionale ci siamo ritrovati a dover creare queste figure avvicinando i due DNA e mixandoli. Credo che questa sia una sfida un po' sia per le nuove generazioni che per la fungibilità delle generazioni in questo momento in essere nelle nostre aziende. Ecco, vorrei un attimo fare il focus sulle infrastrutture, perché evidentemente ogni azienda ha procedure e processi diversi e ogni tanto si fa fatica a parlarsi tra di loro, intendo dire all'interno dell'azienda. Vorrei partire proprio da lei, Andrea Mondo, da dove bisogna partire per creare un'infrastruttura che abiliti un maggiore allineamento e dialogo tra tutti gli attori di una stessa catena del valore e standardizzare e industrializzare in questo modo i diversi processi all'interno delle aziende. Beh, questa non nascondo che è una sfida centrale un po' per tutte le aziende, il sistema industriale, no? Il problema o l'opportunità, mettiamola così, è che in una certa ottica sia interna che interazione tra le aziende, oggi noi siamo sia un po' cliente sia un po' fornitore, no? All'interno della stessa azienda abbiamo processi, n processi differenti che necessitano di importanti punti di sintesi e oggi facciamo fatica a collegarli se non con un intervento umano di sintesi, con i rischi del caso, sia in termini di errori valutativi, sia in termini di tempestività dell'analisi di questi processi, no? Faccio qualche esempio, che ne so, abbiamo processi di order management, gestione di ciclo attivo, passivo, gestione di inventario, materiale e magazzino da connettere con forecast vendite o piani di marketing. Sono tutti processi altamente complessi che necessitano un sincronismo, una lettura quasi real time e soprattutto anche analisi elementari che se uno non è, tra virgolette, tempestivo, non riesce neanche a prendere decisioni nel momento appropriato. Dopodiché l'altro tema è quello invece di ridurre la complessità amministrativo, gestionale, soprattutto tra rapporti tra aziende esterne, no? Oggi siamo tutti altamente customizzati, basati sui nostri processi IT e i nostri sistemi IT, e tendenzialmente ognuno poi tende ad andare un po' sulla sua strada. È vero che c'è stato un impulso molto grande del B2B negli ultimi anni, ma è chiaro che la strada davanti a noi è ancora grande. Non esiste oggi una soluzione con bacchetta magica che gestisca e semplifichi questa complessità strutturale, ma l'ambizione dovrebbe essere quella di avere ambienti comuni, infrastrutturali, e parlo di clouding, su cui far girare i nostri applicativi e i processi con una spinta alla standardizzazione che permetta poi interazioni automatiche tra i vari sistemi. Il valore oggi, de facto, diventa il dato, non diventa né l'hardware né il software. È un salto forte, però questo è quello che uno si aspetta in un momento in cui parliamo di clouding e il tema dell'ultra broadband, quindi 5G piuttosto che fibra ottica, è un sistema abilitante insieme al clouding. Ovviamente ci si scontra con che cosa? Con i sviluppi software proprietari, con i processi interni, le customizzazioni, ma appare evidente che l'avvento del cloud e dell'Internet of Things darà una spinta a questa standardizzazione delle interfacce e diventerà sostanzialmente il mantra dei prossimi anni. Si procederà sicuramente, o almeno io credo, alla segmentazione dei processi complessi e migrazioni magari a piccoli pezzi sul cloud, perché poi c'è sempre un po' di diffidenza, ma credo che la strada sia francamente tracciata. E ovviamente in questo senso la protezione del dato sensibile industriale che tanto ci spaventa, è un tema centrale. Non a caso noi abbiamo investito anche in temi di cyber security connesso. Quindi dico che questa è un po' la strada, ci vorrà un po' di tempo, ma credo che sia abbastanza tracciata, se non inevitabile. Ecco, Augugliaro, lei stava appunto accennando poco fa la questione delle infrastrutture. Qual è la sua opinione? Le rivolgo ovviamente la stessa domanda. Ma il tema infrastrutturale è ovviamente pivotale nell'essere fattore abilitante. Le prime discussioni che abbiamo avuto in azienda, io dico una vita professionale fa perché ero in un'altra azienda, erano legate a
gli access right da dare ai robot che facevano RPA, che tipo di access right dare, perché non era un accesso tecnico, non era un accesso umano, è un ibrido, perché è un accesso tecnico che lavora su un processo umano o umanoide, e la creazione di una terza, un terzo genere di accesso è stato uno degli argomenti più complessi, perché poi questo porta in cascata, come diceva anche il collega Mondo, tutte le tematiche relative alla sicurezza, alla tracciabilità, all'auditabilità di quello che la macchina fa e ovviamente la copertura dei rischi di misuse o manomissione della macchina stessa, che è un'altra componente ovviamente complessa. Quindi c'è da una parte l'infrastruttura, quella tradizionale, quella pura, l'infrastruttura tecnologica che deve essere pronta ad accogliere una modalità di lavoro che è diversa rispetto a quelle note. E questo devo dire che è stato un passaggio che le aziende più o meno hanno fatto, stiamo facendo in maniera molto eterogenea. Dopodiché ci sono tutta una serie di tematiche che sono specifiche poi di ciascun business e di che cosa metto a valle per garantirmi che tutto quello che accade all'interno di questo contesto di automazione, di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Uno speaker prima parlava di intelligenza aumentata, che forse è ancora di più centrato rispetto alle nostre interessi. Poi mettere la governabilità della macchina, la sicurezza della macchina stessa, quindi avere anche non solo a monte una infrastruttura abilitante, ma anche a valle una componente di macchine e processi che sono in grado di garantire la correttezza dell'esecuzione stessa. Questa è una sfida estremamente articolata, soprattutto perché le nostre architetture, in linea di principio, essendo la maggior parte delle nostre aziende abbastanza strutturate, non sono delle architetture lean in termini tecnologici, ma sono spesso sedimentate di tecnologie variegate, interfacciate tra di loro attraverso interfacce anche loro confuse spesso, ma ripeto, non è una critica, ma è una lettura di una crescita veloce, spesso fatta per aggregazione non organica, della componente tecnologica. Nessuno ha mai fermato la macchina per ripartire da zero, credo che nel nostro mondo sia impensabile. Dall'altra parte, quindi, dobbiamo da una parte governarla e dall'altra parte cambiarla. È un po' come cambiare la ruota di un'auto mentre siamo in corsa. Non è un'operazione impossibile, ma non è nemmeno un'operazione così semplice. Ecco, siccome abbiamo qualche minuto a disposizione, vorrei tornare sull'aspetto forse più interessante, che è il rapporto uomo-macchina. Come secondo lei evolverà il modo di interagire e collaborare con le macchine? Rivolgo la mia domanda a Mondo. Beh, come dicevo prima, è una situazione abbastanza complicata, perché poi dipende anche dalla percezione del singolo, no? Cioè l'apertura che uno ha come mindset nell'interagire con le macchine. Dicevo, siamo abbastanza avvantaggiati negli ultimi anni, perché da un punto di vista sociale la digitalizzazione è entrata nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi abbiamo meno resistenza a quello che era un cambiamento invece di qualche anno fa, che la vedeva come semplice minaccia. È evidente che dipende molto dal singolo, come dicevo prima, ad essere pronto anche a rimettersi in gioco e non percepire questo rapporto necessariamente come una minaccia, ma piuttosto come un ausilio, anche per rifocalizzarsi su parti a valore dove oggettivamente ancora il contributo umano è un contributo determinante. Purtroppo il mito, come dicevo prima, di uomo-macchina, dove la macchina subentra e fa perdere il lavoro da un punto di vista sociale, in alcune aree è ancora un po' vivo. In altre devo dire che è stato fatto uno scatto in avanti abbastanza importante, ed è per questo che dico che anche il tema delle competenze, quindi iniettare nelle nostre aziende giovani che hanno un mindset diverso, che ci spingono a ragionare in maniera differente, avere un approccio laterale e fare in modo di impegnarci anche come management in prima persona ad evitare che poi la cultura aziendale generi l'anticorpo al cambiamento. Quindi aiutare questa contaminazione, probabilmente per me è l'unica cosa importante che possiamo fare. E l'altro tema è convincere poi i nostri azionisti che nei piani industriali, che ahimè a volte sono a corto raggio, il ritorno dell'investimento su queste partite sono determinanti per
la sopravvivenza delle aziende in un mercato futuro. Mercato futuro non è tra 10 anni, mercato futuro è tra 2 anni e tra 3 anni. La velocità ormai è fattoriale, non è più forse tra 10 anni vedremo qualcosa. Chi pensa in questo modo e non agisce anche in termini culturali e aziendali, cercando effettivamente questa contaminazione, spingendo ad avere sponsor per cambiare un po' la cultura aziendale, togliendo questa frenesia della minaccia del rapporto uomo-macchina, probabilmente se non lo fa compie un errore abbastanza importante, secondo me, se non vitale. Grazie, grazie mille, ringrazio i miei ospiti, Danilo Augugliaro, CEO, ovvero Chief Operating Officer ANG Italia. Grazie a voi dell'invito e dell'opportunità. E ringrazio anche Andrea Mondo, Vice President Operations di Sirti, grazie mille per essere stato con noi, anche a lei. Grazie, grazie a tutti e due, piacere. Questo era tutto da parte nostra per quanto concerne la settimana tematica intelligenza artificiale e 5G, però rimanete con noi perché esattamente alle 17.30 parte Doppio Binario e non solo, alle 19.45 seguiremo in diretta in compagnia di Giacomo Iacomino l'incontro della Fed, il primo incontro della Federal Reserve post elezioni, che tra l'altro tuttora non è chiaro chi è il vincitore delle presidenziali americane. Rimanete con noi su Le Fonti TV.